case di popolo possono certamente configurarsi come luogo, anche a livello non semplicemente economico-produttivo, ma sociale, spazio nel quale instaurare, insediare, innestare tale tipologia di progettazione. Certamente è necessario, secondo il mio giudizio, analizzare, mappare quelle che sono le vocazioni territoriali al fine di innestare qualcosa che esiste già, non portare da fuori esempi che poi sarebbero non compresi o non recepiti e assorbiti, metabolizzati dalla comunità locale.